Carnevale di Fano, si sa, è il più antico d'Italia e anche quest'anno torna a farsi sentire con tante novità in programma nelle domeniche del 28 gennaio, 4 e 11 febbraio, con un ricco calendario di eventi. Si parte subito con il getto che da questa edizione, dopo tanti anni, sarà formato da 0% di caramelle e da 100% di cioccolata, con praline al latte, al fondente, al caramello e tantissimi altri gusti. Ma tra carri, ospiti, premi e appuntamenti, le novità non finiscono qui. Un programma ricchissimo come sempre, con anche grandi ospiti. Ricordo che quest'anno avremo RTL con il suo staff, Fernando Proce, Akeyenge e il Conte Galè saranno qui da noi il 28 e già stanno promuovendo il Carnevale di Fano in tutta Italia, quindi questa è una grande promozione, una grande opportunità che il Carnevale di Fano ha per promuoversi in Italia. E avremo appunto, come ho detto, grandi personaggi e grandi eventi che potrete vedere sul sito del Carnevale. Volevo ricordare la lotteria del Carnevale che quest'anno ha come partner Rondinauto, che offre al Carnevale di Fano una meravigliosa auto, quindi mi raccomando, acquistate i biglietti. E avremo il famoso getto dei dolciumi e cioccolato Rovelli di grande qualità a chilometro zero, perché la ditta è di Rimini, quindi abbiamo riconfermato questo connubio con la ditta Rovelli perché è di grande qualità e perché è a chilometro zero. Inoltre ricordo che tesserarsi all'ente carnevalesca non è solo un aiuto al carnevale, che ricordo anche quest'anno è gratuito, ma è anche la possibilità di tanti vantaggi. Intanto, agli hangar dei carri del Carnevale di Fano, i maestri carristi stanno lavorando a ritmi frenetici per la prima uscita delle grandi macchine allegoriche. Quattro i carri di prima categoria: la Calugna Non è un Venticello, Saldi di fine stagione, Vacanze Renziane e la Gazza Ladra. Sei invece i carri di seconda categoria, con la maschera ufficiale dell'evento, il Vulon, il carro dei ragazzi liceali, i giovani, motore e colore del mondo, il Pesce Azzurro Show, Re Sole, Re Carnevale, Happy Shows e Costa Parchi. Mentre tre saranno le mascherate, che Emusion, la magia del brodetto e anche qui Costa Parchi. E per concludere la sfilata, come ogni edizione, sarà l'immancabile musica rabita.